Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Una delle scene più famose della storia del cinema, tratta da Blade Runner, un film di Ridley Scott. La morte del replicante Roy, che vorrebbe sfuggire alla morte programmata e continuare a vivere. E proprio lì, a un passo dalla fine, lancia uno sguardo sulla vita. Uno sguardo sull'essere dal non essere, in cui tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E questo è un manifesto del nichilismo? Per nichilismo, dal latino nihil, nulla, si intende una filosofia che si confronta con il non essere, o più precisamente una dottrina che afferma la vittoria del nulla sull'essere, e dunque l'assurdità dell'esistenza, l'implosione del senso della vita di fronte alla sua destinazione finale. Nietzsche ne dà una sua definizione in questi due frammenti raccolti nel libro La volontà di potenza. Nichilismo. Manca il fine, manca la risposta al perché. Che cosa significa nichilismo? Che i valori supremi si svalorizzano. La logica del pessimismo fino all'ultimo nichilismo. Che cosa la agita? Concetto della mancanza di valore, mancanza di senso. Che senso può avere l'essere se tutto è destinato a terminare nel nulla? A quel punto tutto quello che abbiamo vissuto non farà più alcuna differenza, come le lacrime nella pioggia non si distinguono dalle gocce che cadono dal cielo. Ecco come Nietzsche dà uno sguardo sull'esistenza a partire dal nulla che l'attende. In un angolo remoto dell'universo, scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari, c'era una volta un astro, su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della storia del mondo. Ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario sia il comportamento dell'intelletto umano entro la natura. Vi furono eternità in cui esso non esisteva. Quando per lui tutto sarà nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Esattamente come le lacrime di sofferenza e di commozione sotto un diluvio non si notano più e non si distinguono dalle gocce della pioggia che cade. Ecco, l'essere, il mondo, la vita, visti dal nulla che li attende, appaiono a Nietzsche come un completo non senso. Stiamo parlando del Nietzsche che abbiamo visto nel video numero 3, il teorico della morte di Dio e il profeta dell'oltreuomo, per i quali non esiste alcuna verità assoluta, i valori che abbiamo inventato non hanno alcun valore, il senso che ci è stato tramandato del mondo dalla tradizione platonico-cristiana non ha alcun senso, e pertanto siamo chiamati a diventare l'oltreuomo, capace di imprimere il segno dell'essere sul divenire, di dare senso a ciò che non ne ha, di inventare valori senza pretendere che siano valori assoluti, che sappia sognare sapendo di sognare, nella consapevolezza che anche questo sogno un giorno finirà. Anche Leopardi getta uno sguardo sulle cose a partire dal nulla che le attende. Tempo verrà che esso universo e la natura medesima sarà spenta. Un silenzio nudo e una quiete altissima empieranno lo spazio immenso. Così, questo arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si diliguerà e perderassi. Anche Leopardi, dunque, guarda il mondo dal nulla che l'attende e, come Nietzsche con la dottrina del superuomo, cerca di resistere. Lui con la sua poesia, simboleggiata dalla ginestra, assediata dalla lava del Vesuvio. Ma lo sguardo di Leopardi è esattamente quello di Nietzsche?
Sergio Givone in questo bel libro, Storia del Nulla, comincia a rilevare una differenza a partire dagli aggettivi usati dai due scrittori. A Nietzsche, visto dalla fine, il comportamento dell'intelletto umano appare misero, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario. A Leopardi, l'arcano dell'esistenza universale appare mirabile e spaventoso. Una bella differenza di tono, di registro, di sentimento. Il fatto è che per Nietzsche il nichilismo è la storia e il risultato del progressivo a prendere consapevolezza del morire della verità, della svalutazione dei valori, dell'insensatezza del senso, che è poi la storia dell'Occidente come terra del tramonto. Per Leopardi, invece, il nulla non è solo al termine del processo, ma, come dice nello Zibaldone, insomma, il principio delle cose e di Dio stesso è il nulla, giacché nessuna cosa è assolutamente necessaria, cioè non v'è ragione assoluta perché ella non possa non essere o non essere in quel tal modo. L'essere viene dal nulla e assediato dal nulla e termina nel nulla. Non è qualcosa di necessario e cioè assicurato. Se così fosse sarebbe qualcosa di scontato e di banale. E proprio perché l'essere è ma avrebbe potuto non essere, è ma potrebbe non essere più da un momento all'altro, che il suo apparire desta stupore, meraviglia e spavento insieme. E proprio perché viene dal nulla e può tornare al nulla, che l'essere appare meraviglioso e prezioso. Capace di cogliere questa meraviglia dell'essere, Leopardi non direbbe mai che alla fine nulla di notevole è accaduto. Scrive Givone: il nulla fa sì che le cose siano quelle che sono, fragili, effimere, mortali, ma proprio perciò degne di essere amate nella loro realtà, sospesa tra una doppia negazione, realtà senza fondamento, senza principio o senza altro principio che non sia il nulla, realtà sottratta al principio di ragione, ma non per questo irreale o insignificante. Anzi, proprio su questo nulla, poggia l'arcano, che per l'appunto appare mirabile e spaventoso, come la poesia ce lo svela, come il nichilismo ce lo nasconde. Ma allora, Blade Runner, il film con cui abbiamo cominciato, è più vicino a Nietzsche o a Leopardi? Il replicante eroe, con le sue ultime parole, sembra abbracciare la visione nietzschiana sull'essere e sul nulla. Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia e nulla di notevole sarà accaduto. Ma nella versione internazionale del 1982 la scena continua facendoci ascoltare il pensiero dell'agente Deckard, che guarda morire l'androide e completa in qualche modo il suo discorso. E qui la visione è decisamente leopardiana. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata. Non solo la sua vita, la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo. Da dove vengo? Dove vado? Quanto mi resta ancora? Non ho potuto far altro che restar lì e guardarlo morire.